la signora Caterina e il signor Luigi hanno raggiunto ben 66 anni di matrimonio. Signora, il 18 ottobre. Signora, lei ci deve raccontare a chi ci ascolta il segreto per raggiungere 66 anni di matrimonio. Pazienza! E buona volontà! Chi se sono ci vuole? È tanto lavoro! Ma dica una cosa! È tanto lavoro, questo! Ma mi dica una cosa! Signor Sindaco, caro Luigi, siamo nel paese dei Ventimiglia, la storia, la cultura della Sicilia. Quanto peso si ha ad amministrare un paese che porta sulle spalle così tanta bellezza? Si ha tanto peso, ma è un peso piacevole. Quella dei Ventimiglia costituiscono per noi le nostre origini. Il nostro essere e il nostro sentimento. Proprio la settimana scorsa abbiamo celebrato la 31esima edizione della Giostra dei Ventimiglia, questa manifestazione che ripercorre l'epopea dei Ventimiglia, conoscenza che è anche una valorizzazione e una promozione del territorio dal punto di vista culturale. Quindi siamo nella culla della Sicilia, sì. Siamo nel centro della Sicilia, non l'ho detto prima, siamo a Geraci, sì. Siculo. E sono qua oggi anche per lanciare la candidatura di Geraci Siculo per ottenere il nuovo marchio di qualità per l'ambiente di vita Comuni Fioriti. Oggi un'iniziativa comunale per premiare i cittadini meritevoli, i cittadini virtuosi che hanno abbellito diversi angoli, balconi di questo magico paese, perché è un paese, diciamolo pure, pieno di magia. Siamo sulle vette dei monti, si vedono tanti paesi circostanti che sembrano proprio fiabeschi o dei piccoli presepi di notte. Cosa ti aspetti da questo circuito e come ha risposto la cittadinanza? Allora, Geraci è un piccolo paese, siamo circa 1800 abitanti e residenti, è un paese medievale come si vede dalla conformazione urbanistica del paese. E il Comune ha voluto aderire a questo circuito, a questo marchio di qualità dei Comuni Fioriti, però pensando che debba essere non un'iniziativa dell'amministrazione soltanto, ma deve essere un'iniziativa diffusa. Appunto per questo, parallelamente alla candidatura del Comune al concorso nazionale di Comuni Fioriti, quindi il marchio di qualità così come è definito quest'anno, il Comune ha promosso un concorso comunale in cui proprio oggi abbiamo proceduto alla premiazione dei vicoli e dei balconi fioriti. Il coinvolgimento della popolazione, della gente, della cittadinanza è stato molto ampio, ma è stato molto ampio perché per i nostri cittadini, per i miei cittadini, è stato naturale partecipare a questo concorso, perché normalmente c'è l'abitudine al decoro, alla pulizia del paese, al curare il verde, a curare gli angoli vicino casa propria. Sicuramente questa partecipazione può costituire un tassello assieme a tanti altri circuiti di cui il Comune fa parte, il Centro dei Borghi Fiorentini d'Italia, la Via dei Frati, altri circuiti che possono aiutare a promuovere il paese, a farlo conoscere e per fare in modo che possa svilupparsi anche una sorta di ospitalità diffusa. Cosa ti senti di dire ai sindaci e l'invito che puoi fare per il tuo paese? L'invito è quello che dobbiamo riappropriarci delle nostre radici, della nostra identità e soprattutto dobbiamo fare rete. Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, delle novità, però secondo me dobbiamo fare tesoro della nostra esperienza, della nostra cultura, del nostro modo di fare anche semplice, che possono essere strumenti tutti che possono costituire volano di sviluppo. Quindi... Sindaco, io ti saluto, sei stato molto eloquente. Tra 15-20 giorni circa, nella prima settimana di settembre, sarà qui a Geraci la giuria nazionale. Io auspico a te e alla tua comunità il massimo da questa esperienza nel circuito Comuni Fioriti e mi auguro di rivederci quanto prima, ma sicuramente nei prossimi anni, con un paese ancora più fiorito, ancora più ricco di
grinta per... Sicuramente, noi vogliamo che questo sia soltanto il punto di partenza. Capiamo che non tutto si può fare in 6 mesi, non tutto si può fare in 1 anno. Sicuramente questa iniziativa che parte quest'anno verrà curata nei prossimi anni e io mi auguro che al di là, diciamo, del marchio, delle vittorie eccetera, sia un percorso condiviso con la cittadinanza. Secondo me, raggiungendo già questo, secondo me abbiamo vinto. Grazie. Oh, se andiamo certo, hai ragione. Hai ragione. Allora, signora, io la ringrazio per la sua simpatia, ma lei ci deve lasciare con un messaggio ed un consiglio per i giovani. Ma ci metti che scherzi, se no. Quindi di avere pazienza. Tanta pazienza. Come la chiudiamo? La chiudiamo con un bacetto. Perché porto la fortuna con un bacetto. Signora Caterina, è sempre una bella donna, è stata.